Sei in grado di distinguere il male dal bene? No, no, no! Maledizione! Cazzo! Tu non puoi rinchiudermi. Ma che... Forse posso passare con il fuoco. No, non farlo! Aspetta, forse c'è un'altra strada. Ci vediamo di sotto. Almeno stanno bene. Vi prego, state alla larga. L'incendio e gli abusi dei genitori, è già un miracolo che Ruben sia in grado di intendere. Ciò che lo spinge non è la paura o l'avidità o la ricerca di uno status sociale. Le sue motivazioni sono più pure. Direi che è ossessionato dalla possibilità di rivivere e cambiare la realtà per vivere di nuovo con lei. La sua paura è grande fisicamente ed emotivamente.
Rovik sta cercando di controllarlo. Forse posso fermarlo. Funziona. Oh, merda. Forse posso fermare Ruvi, che poi...
Sono tornato alla tenuta dei Victoriano ieri. Un guscio vuoto, le vestigia di quella che poteva essere una vita ricca di promesse. La Mobius ha portato via tutti gli oggetti importanti quando abbiamo iniziato le ricerche, ma gli appunti di Ruben indicano che era coinvolto in qualcos'altro. C'erano i progetti per un altro prototipo STEM. Dati sull'utilizzo di recettori per trasmettere le funzionalità cerebrali via wireless a utenti ignari. È parapsicologia estrema, ma questi piani e la documentazione scientifica allegata sembra...
Cos'è stato? Cielo, eccone altri. No!
Tu non puoi tenermi qui. Leslie, no. Ti prego. È tutto a posto. Andrà tutto bene. Spero. Non sicuro. Veloce, di qui!
Spero che quel bastardo non torni. Per il tuo bene, Leslie. Leslie può andare a casa. Può prendere il treno e andare fino a casa. No, Leslie. Non oggi. Tu mi proteggerai? Certo. È il mio lavoro. Bene, bene, bene. Quando arriverò a casa saranno sorpresi. Non è colpa tua. Mi dispiace. Ferma! Stai commettendo un terribile errore. Tu non capisci. Non sai cosa diventerà. Sappiamo esattamente cosa diverrà. Ecco perché ci serve. Ma non sai ciò che Ruvik vuole. Ruvik è un cadavere. Lui vuole Leslie. Anche noi. Pensa a cosa è meglio per lui. Non fare il moralista. Ho degli ordini. Non posso lasciare che lo prenda. Leslie è il solo che può. Non farlo! Troppo tardi. Devo fermarlo.
cos'è che ti spaventa tanto? Di cosa puoi mai aver bisogno che non siamo in grado di darti? Vuoi tornare a vivere la tua insulsa vita di prima? Non sei grata per ciò che abbiamo fatto per te? Ti abbiamo accolto tra di noi. Basta! Ti abbiamo dato una nuova vita. Chiudi il becco e levati perché di mezzo! I pazienti muoiono se vengono connessi alla macchina? Cosa sta cercando di dire Jimenez? Con ciò che è passato. Ora sono soltanto congetture, ma è come se la coscienza di Ruben fosse intrappolata nello stem. Attacca chiunque cerchi di entrare. Ma è imperdonabile. Dobbiamo risolvere la cosa. Non possiamo aver fatto tutto ciò per niente. Ruvik è sempre stato nello stem. Beh, non mi prenderà. Ma perché Leslie? Cosa lo rende speciale? Non è sempre stato così. È entrato in stato catatonico dopo un trauma infantile. Ha visto assassinare la sua famiglia. I dati indicano che la sincronia cerebrale con Ruben è correlata a un trauma specifico. In questo caso la perdita della famiglia di Ruben. Non funzionerà. Abbiamo bisogno di qualcos'altro nel nucleo. Qualcosa di più accettabile per una gamma più ampia di persone. Serve qualcuno di razionale nello stem, qualcuno che potrebbe neutralizzare Ruben. Cioè, Ruvik. Con la mia conoscenza del sistema, potrei essere... Assolutamente no. Non deve complicare ulteriormente la situazione. Prepareremo noi qualcuno. Inviare qualcuno senza esperienza? Non siamo neanche sicuri che possa tornare indietro. Allora deve essere qualcuno di... sacrificabile. Sacrificabile. È così che mi consideri. E io che mi fidavo di te.
Cavolo. Dove sono ora? Sebastian era qui. Vuoi? Non mi fermerai! D'accordo, basta con questa merda.
deludente, Kid. Una missione così semplice, eppure... Per fortuna abbiamo sempre un piano B. Non tutto ciò che ti abbiamo dato era per il tuo bene. Il siero. Cosa mi avete dato? Dovevamo scoprire se qualcuno poteva sopravvivere nel sistema. Senza rischiare elementi importanti. Sei stata scelta per portarci dentro con te. Ed eccomi qui. No. È Ruvik. C'è lui dietro tutto questo. Tiri sulla manica, per favore. Ehi, ehi! Quella è una siringona, non vorrà mica bucarmi con quell'arnese! Miss Kidman ha accettato, non se lo scordi. Non abbiamo intenzione di fregarla, è solo il protocollo. Sa cos'è il protocollo? Dire a chi si becca quel cazzo di ago. Dove diavolo si trova e che razza di posto è? Ai! Merda, che male! Ehi, voi, ma che cazzo? C'è nessuno? Mi fate una puntura e mettete questo video a ripetizione? Ma che razza di scienza medica studiate da queste parti? Era ora, cazzo. Bene, posso andarmene ora? Non ancora, Miss Kidman. Come si sente? Mal di testa? Sangue dal naso? Cosa? No, mi sento come galleggiare. Come se fossi sott'acqua. È normale, è uno degli effetti del composto. Resta un'ultima fase di questo test da svolgere. Poi sarà libera di andare. Bene. Spari, credo. Ottimo. Ora le farò una serie di domande. Dovrà rispondere mentre guarda le immagini di fronte a lei. Non distolga lo sguardo dallo schermo. Mi ha capito bene? Sì. Domanda numero uno. Si è mai sentita abbandonata da qualcuno di cui si fidava? Sei consacrata a noi. Hai fatto la tua scelta in totale libertà. Siamo gli unici a cui importava. Gli unici a salvarti dalla tua inutile vita. Ti abbiamo dato una ragione di vita. Ed è così che ci ringrazi, distruggendo il nostro lavoro? Dove credi di andare abbandonandoci? Chi ti accoglierà? Perché abbandoni la nostra causa che stai cercando di salvare? Un mondo che non si è mai preso cura di te? Facciamola finita.
rispondi alle mie domande. Hai paura? La paura è una cosa sottile. Ma quando si prova la vera paura, si può essere controllati. Si può essere plasmati. Lo STEM è un vero abominio. Una macchina appositamente progettata sulla paura. Ma in un certo senso è perfetta per ciò che vogliamo. Tu sarai la prima. Ti piegherai a questa paura, oppure morirai. Tu sarai l'esempio di ciò che noi diventeremo. Leslie, aspetta! Non ti muovere! Sono io. Sono connessa. Proprio come tutti gli altri. Devo andarmene da qui. Sebastian, allontanati da lui. Sebastian, ascoltami. Fermati. Noi due vogliamo la stessa cosa. Senti, lo so. Tu non sei un detective inesperto e lui non è un normale ragazzino. Hai ucciso Joseph e mi hai sparato. Mi sembra di avere motivi sufficienti per non fidarmi. Sei un bravo uomo. Per questo io... Cosa importa ormai? Ma se tu sai chi è, se conosci la verità, sai anche che non possiamo permettere che viva! Stronzate, Rovik. È lui che... Leslie, fermo! Fallito. Ti abbiamo dato degli ordini e hai fallito. No. Tutto questo non è reale. Tu non sei reale. Ti piacerebbe crederlo, ma io sono proprio qui. Sono stato con te tutto il tempo. Tutto questo è un incubo. Ma io non ho più paura di te. Questo dimostra quanto poco hai capito. Dovresti avere molta paura. Sei dei nostri kid. E conosci le conseguenze del fallimento. Non ti permetteremo di abbandonarci. Hai esaurito la tua utilità per noi. Questo mondo è una prigione dove marcerai.
Fottiti! Ne ho avuto abbastanza. Facciamola finita! Cosa sembra questo mondo ai tuoi occhi? Che cosa vedi?
vedrai mai ciò che siamo riusciti a fare. Pensi di aver vinto? Ma è davvero così? Tu non sai niente. Io sono con te. Io sarò sempre con te. Tu non mi conosci. Sono più forte di quello che pensi. Credi abbastanza in te stessa? Abbastanza da affrontare le conseguenze delle tue azioni? Che diavolo? Agente Kidman, siamo noi a lui. Da quanto tempo? 37 minuti dal primo impulso. Come siamo finiti qui? Cosa sta dicendo? Datemi un minuto, devo schiarirmi le idee. Myra, ci servi qui? Bene, ma abbiamo saputo che vuole un rapporto non appena farà ritorno. Myra. Così. Ho fallito. Non contavano su di te.
ti sono debitrice. Bentornato nel mondo reale, Sebastian. Spero che troverai ciò che cerchi. Lasciatelo. Anche quei due. Non se ne andranno. Nessuno lo farà.